Voi non potete capire cosa mi è appena successo stamattina. Buongiorno e bentornati a casa con questo nuovo video. Oggi facciamo un video vlog. Non so neanche perché sia così entusiasta, perché non sapete cosa mi è appena successo stamattina, ma adesso andrò a raccontarvelo. Ma prima mi cambio, faccio colazione, mi lavo la faccia e faccio le solite faccende casalinghe. E dopo vi faccio vedere una cosetta alla mia auto, che cosa è appena successo stamattina alle 7:00. Faccia lavata. Adesso mi cambio e voilà, eccomi cambiato. Adesso facciamo colazione. Intanto che facciamo colazione, vi racconto cosa è successo. Stamattina alle 7:05 mia mamma viene dentro e mi fa: Roberto, Roberto, mi sono svegliato. Mi faccio, e lei, ti ho fatto la fiancata sulla macchina. Brava, paga. Bello fuori a vedere tutta la parte destra della macchina, della parte del passeggero, posteriore, paraurti, parafango e portiera posteriore. Comunque tra poco vi faccio vedere il danno che ha fatto mia mamma. Voi non immaginate neanche che nervoso che ho. Dopo 5 anni con la macchina non l'ho mai toccata. Me l'hanno sempre toccata gli altri con le solite portiere, sapete, nei parcheggi, bam. Allora vi spiego com'è andata. Questa è la macchina di mia mamma, questa è la mia, questa è casa nostra, questo è il pianerottolo dove entriamo, praticamente dove c'è la porta qua. Questo è il ghiaccio che colando dall'alto ha formato un ghiaccio di 1 metro per 40 per 20 centimetri di altezza. Mia mamma cosa voleva fare? Non è che l'ha fatto apposta, però macchina con i vetri congelati, completamente ghiacciati tutti i lati più quello posteriore. Lei voleva invece che andare indietro così, cosa ha fatto? Ha fatto questo coso qui, e venendomi indietro qui così non ha visto la mia macchina e allora quando ha sentito che ha toccato, che è arrivata fino alla seconda porta posteriore, è ritornata avanti e dopo ha cercato di passare a filo del ghiaccio, ma ha sempre beccato il ghiaccio sotto la macchina. Questo è il motivo di come mai io mi sono ritrovato la macchina graffiata. Una volta mi è successo che dopo il lavoro me la sono ritrovata rigata, qualcuno che mi odiava secondo me mi ha rigato la macchina, neanche lì ho 800 euro di assicurazione, i danni pagato l'assicurazione con gli atti vandalici, e adesso mi è successo anche questo. Io pignoro come sono, cerco di tenerla bene, 30.000 euro di macchina, finita da pagare, 5 mesi fa più o meno, 6, quel che è, e me la ritrovo trastirato. Bene, colazione l'abbiamo fatta, adesso sistemo un po' casa e pulisco la stufa perché è abbastanza orrenda come potete vedere, e sistemo anche il casino che c'è qua. Apro gli scuri e niente, dai, ci rivediamo dopo e vi faccio vedere la macchina. Comunque intanto, se vi va, lasciate un bel pollice in su qua sotto al video, se vi piace, per supportarmi per quello che faccio, anche visto che è un hobby e mi piace esprimere ciò che sento, che mi viene da dentro, con qualche video, con, come potete vedere, parlo un po' di tutto. E iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere notifiche per ogni talvolta che esce un nuovo video, di solito esce sempre il sabato. E adesso magari con primi di febbraio o su per lì volevo fare dei video vlog un po' giornalieri o ogni 2-3 giorni, dipende se ho delle giornate diciamo abbastanza impegnative, non le solite routine, mi sveglio, mi faccio, mi qui lì e poi sistemo, faccio, non esco, sto a casa, uso il computer qui e lì. E allora seguitemi anche sui miei social, Instagram e Facebook, a roberto.franchi94 e a robifranchi, e niente, dai, ci vediamo dopo. Ciao. Eccomi qua, questo è il disastro che ha fatto mia mamma, la fiancata sulla mia destra dalla parte del passeggero, come potete vedere tutto il paraurti più tutto il parafango qui e qua, e una sfrisata anche sulla portiera posteriore. Questo è ciò che ha fatto mia mamma sulla mia macchina, guardate. Bene, adesso vado in cooperativa e prendo il pane e dopo andiamo dal carrozziere. Il pane l'abbiamo preso, adesso vado a buttare le immondizie e andiamo dal carrozziere. Bene, sono venuto dal carrozziere e adesso le chiedo per i danni. Allora, sono stato lì dal carrozziere, mi ha detto che poco meno di 2000 euro, poco ci manca, ha detto. E adesso sono un attimo qui a casa e prendo i miei sci che li porto a rifare sotto lo stampo, impronta e lamine. Così se magari a febbraio aprono gli impianti, almeno sono pronti. Se no, sono pronti per l'anno prossimo. Vediamo. Intanto prendo i miei sci. I sci li ho caricati in macchina e adesso andiamo a mezzo lombardo, così almeno li faccio rifare tutto. Bene ragazzuoli, i sci li ho portati a sistemare, adesso sono a casa e preparo pranzo e vedrò cosa farmi da pranzo. Pensavo di farmi gli ossobuchi di vitello, ma sono già le 11:10, ci vuole un po' di tempo, non so, dai, magari li faccio e vedo quello che viene. A dopo.
pranzato, ho lavato anche i piatti. Oggi di buono mi sono fatto gli asciugabuchi di vitello col purè di patate e ho appena finito di editare il nuovo video che uscirà questo sabato, ma che voi immagino avrete già visto. E adesso lo metto in renderizzazione e intanto mi cambio e facciamo un po' di bici. Bene, ho appena finito di allenarmi, adesso faccio merenda, panino e Nutella, dopo mi faccio una bella doccia e dopo deciderò che cosa fare. Doccia fatta e adesso voilà, eccoci qua vestito e adesso devo andare a prendere una cosa a Trento e direi che per oggi la giornata finisce qua. Spero che questo piccolo video vlog vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like che mi renderebbe veramente felice, iscrivetevi qua sotto al canale che per voi è gratis, per me e a me mi renderebbe veramente felice, seguitemi sui miei social Instagram e Facebook e mi fate sostenere il gran lavoro che sto facendo pur essendo un hobby al momento. E grazie di tutto per chi mi sta sostenendo e anche ai nuovi iscritti, abbiamo superato i 100-110 iscritti, lasciatemi tanti like, almeno 10-15 like a video e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao. We'll be right back.